Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul perché come bentornata sul mio canale, attiva tra virgolette sul mio canale, ho deciso di farvi un video haul. Ovviamente cosa farvi vedere come inizio? La mia fissazione del momento, quindi Primark. Sono stata da Primark, quindi al centro Sicilia, e ho acquistato un bel po' di cosucce e quindi volevo farvele vedere così posso anche indossarle perché alcune cose le devo indossare. Allora, vi farò alcuni video perché sono tante cose. Non sono stata, cioè non sono acquisti fatti in una sola tranche, ma ci sono stata svariate volte. Se vedete qualche movimento particolare o qualche respiro particolare, c'è Chloe nella stanza, non mi lascia da sola e quindi se sentirete abbaiare, spero di no, però se sentirete qualsiasi movimento è messa qui sotto e sta cercando di profilarsi, sentite il rumore, perché vuole mettersi dove sono io. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualche cosa, Chloe. Vieni qua, aspetta. Vieni se vuole. Me la devo far vedere. Vieni qua, Chloe. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Eccola qua. Questa è Chloe. E lei non riesce a stare 2 secondi lontana e quindi automaticamente vuole, diciamo, mettersi qua. Ma capite bene che è un po' ingombrante, si è appoggiato. Aspetta, me lo devo far vedere. Non so se si vede. Eccola qua. Io dovrei registrare con lei così. Ovviamente mi viene malissimo. Chloe, ti devi sedere. Ti devi sedere. Oh, facci vedere quanto sei bella, mamma mia. Quanto sei bella. Allora, adesso Chloe si siede. Allora, dopo questa pausa, per quanto riguarda Chloe, volevo farvi vedere i miei acquisti. Ho preso anche qualcosa per quanto riguarda la sistemazione del make-up, ma prima vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questo sacchetto, visto che ce l'ho qui. Io non riesco nemmeno a muovermi perché c'è Chloe e quindi non riesco a farvi vedere tutto. Ah, va bene, la prima cosa che prendo è proprio riguardante la postazione. Io l'altra volta vi ho fatto vedere quello con i due cassetti, questi qua grandi, che già ce l'ho posizionato qui nella scrivania, e questo invece con i due cassetti piccolini. Adesso ve lo faccio vedere. Cercherò di aprirlo velocemente. Spero che questo video non venga lungo perché non vorrei fare 3 parti per quanto riguarda Primark. Allora, questo è la cassettiera. Qui ovviamente abbiamo il cassettone, quello grande, e scusate, invece da questo lato abbiamo i cassettini, quelli più piccolini. Vedete? Sono questi. La grandezza è questa qua. Sono molto utili nella sistemazione del make-up e devo dire che mi piacciono tantissimo. Ovviamente sono anche impilabili uno sopra l'altro, quindi li metterò anch'io in questa maniera. Poi, per quanto riguarda sempre la postazione, ho preso altre cose che poi vi farò vedere mano a mano. Poi esco nel sacchetto e prendo le scarpe. Allora, ho preso queste sneakers molto carine con Topolino, ovviamente ho anche la felpa di Topolino. Queste sono costate 18 euro. 18 euro. Mi piacciono tantissimo come tipologia di scarpe. E la sneakers che io adoro indossare anche, tipo ad esempio, sono con i pantaloni, quelli tipo a sigaretta, la felpa, e mi piace anche indossare questo tipo di scarpe. Questa è la scarpa, è molto molto carina, è di un beige neutro, un top neutro, sì, così.
E mi piace tantissimo perché ha tutti i disegni di Topolino, non so se si vedono. Ecco qua, molto molto carino. E la parte ovviamente di sotto è fatta così. Quando li ho visti mi sono subito piaciuti e quindi li ho voluti prendere. Hanno la scritta Walt Disney, comunque sono molto carini. Per quando diciamo sono vestita in questa maniera, tipo con il beige così, mi piace tantissimo. Poi vediamo se riesco ad appoggiarli qua. Vediamo se c'è. Poi, altre cose che pesco sono una catenella che ho preso perché mi serve per mettere. Io ancora non ho preso la collanina di Pandora e volevo, siccome avevo comprato il ciondolo mesi fa, volevo una collanina per mettere questo pendente abbastanza grande e ho preso questo, non so se si vede, a 2 euro. E così questo ovviamente lo tolgo e gli metto il mio pendente a 2 euro. Ottima come cosa. E poi io, amante di bracciali, ho preso a 2,50 euro questi quattro bracciali a forma di margheritine, tutte colorate, ovviamente queste le avevo preso per la primavera, che è già passata, però le avevo preso proprio per questo. Poi io sono pazza di cartolerie e tutto, e ho voluto prendere anche un pacchettino dove ci sono svariati prodotti di cartolerie. Adesso ve li faccio vedere. Di questi ne ho presi anche altri disegni. Questo qui è con Winnie the Pooh, molto carino. I fogliettini sono così a righe ed è molto molto bello. Poi abbiamo le quattro matite. Poi abbiamo un altro libricino così, con le spirale, ed è così all'interno, quindi sempre a righe. È molto molto bello, specialmente io lo sto facendo la scuola di make up online. Queste sono cose che servono, oltre che ne ho di diversi tipi ovviamente. Sembrava poi ha la sua bustina dove viene contenuto tutto. Poi ha una piccola gomma così piccola, un righello sempre con la scritta Winnie the Pooh e il disegnino, e poi un quaderno. Vabbè, attaccato, aspetta che lo stacco. Ok, e poi un quaderno così grande, sempre con tutti i disegnini di Winnie the Pooh, tigro, e il quaderno è sempre a righe. Questo devo dire che mi è piaciuto tantissimo come set e devo dire che è ottimo, anche qualitativamente, in base anche al prezzo, che vi dirò subito se vedo la targhetta. È costato 7 euro. Eccolo qua. 7 euro. Ora aspettate che rimetto tutto qua dentro e continuo, perché adesso dovrò muovere di nuovo la piccolina messa qui a terra. Io non so come fate voi, ma lei da me non si stacca e quindi devo fare tutto con lei vicino. Anche lavare a terra, tutte queste cose, sempre con lei vicino. Non posso fare altrimenti, sinceramente. Vabbè, questa dove la metto? Dove la metto? Non si stacca. Aspettate che la poi andiamo avanti. Sicuro vi farò due video per quanto riguarda questo haul perché non riesco a farvi vedere tutto. Vabbè, ho preso delle cose random, mutande per il maritozzo, poi ho preso boxer per i bimbi, ho preso altri calzini, scusate, per il maritozzo, 6 pacchi di 5 pacchi di mutandine a 6 euro. Per Andrea 3 pacchi di mutandine, no, 3 pacchi di boxer 9 euro. E per l'altro Carmelo 2, sì, 2 boxer 9 euro con i personaggi. Era uno scherzo e quindi li ho dovuti prendere. Poi 5 paia di fantasmini, questi così abbastanza imbottiti, 5 euro.
Poi un altro pacco, tutti i peli che trovate sono quelli di Chloe, a 2,50 euro sempre 5 paia. Poi ho preso questi qui per le varie pelucche, questi li metterò in borsa perché mi serve tantissimo a 1 euro. E poi gli ho preso, sempre per i bambini, le gomme, queste sono le Biggie Bubble, a me piacciono tantissimo ma non le posso mangiare perché sono zuccherate e quindi le ho comprate per loro. E io ho preso le Mentos, mi piacciono tantissimo, li metto in borsa, non li mangio sempre, però quella volta che sapete, avete qualcosa, un languorino, mangiate una caramella che vi passa. E questi sono altri acquisti. Tolgo questi e continuo. Poi, per Chloe ho preso questo set di palline. Queste palline sono quelle doppie perché io le avevo preso altri tipi di palline, ma gli toglieva lei la parte del colore qui della la patina di sopra, questa specie di pellicetta, e li mangiava e li rompeva in due. Queste sembrano molto più resistenti e poi c'è scritto che proprio sono adatte ai cagnolini, quindi gliel'ho presi. E questo veniva 4 euro 6 palline. Poi, sempre per i miei ragazzi, ognuno di loro ha un personaggio preferito. Andrea è Spider-Man, il suo personaggio preferito è Spider-Man. Questo ha sia il calzino, che ovviamente a lui non gli interessa, ma gli interessa di più, però ve lo faccio vedere lo stesso ovviamente. Questo è il calzino, che a lui non interessa, quindi metterò io per stare a casa. Questo è il calzino. A lui la cosa che interessa, infatti è rimasto molto contento, è della tarsina, che vi faccio vedere nella parte bassa. No, la devo smontare. Smontate, eccola qua. E questa è la tazzina. Il suo personaggio preferito è Superman e quindi gliel'ho voluta prendere. Gli prendo queste cose perché so che li utilizzano tantissimo perché il latte lo bevono tutti, quindi gli ho preso la tazzina per fargli fare anche una risata, sì, ai calzini. Vabbè, quello era uno scherzo dei calzini, però delle mutande, specialmente per Carmelo. Poi, aspettate che devo prendere anche l'altra, va bene. Allora, adesso che ho preso le tazze, i bicchieri, mi sono ricordata che queste cose che vi sto facendo vedere adesso le ho prese scontate, erano tutte scontate. Quindi invece di 7 euro le ho prese a 3,50 euro. Allora, io ho preso questo set di due bicchieri e sono ovviamente uguali e sono di topolino. Vedete? Qui c'è la testa di topolino e sono molto molto belli, mi piacciono tantissimo. C'è scritto Mickey Mouse ed è molto molto bello, vedete? Molto molto bello. E sono due bicchieri. Questi ne ho voluti prendere due perché sono più carini, sapete? Non è che dice tutti si bevono il tè o la tisana, è quello che c'è. Poi, questo invece l'ho regalato alla mia migliore amica e l'ho preso sempre scontato. Sono due tazzine di Minnie e Topolino. Siccome lei ha fatto una specie di piano bar nella sua casa, e gli ha messo tipo la macchina del caffè e alcune cose messe lì, diciamo, in evidenza, quindi metterà anche queste tazze che sono molto molto carine. Adesso ve le faccio vedere, tanto lei permette. Così vi faccio vedere anche come sono, che sono molto molto belle, veramente. Se sapessi anche da dove si aprono. Vedi, ah, di sopra, va bene. Ve ne faccio vedere una, così poi la rimetto per com'era, perché mi dispiace se si rompe, vedete? Questa è la tazza, questa è Minnie, con le orecchie di topo, ovviamente. Questa è la tazza, è abbastanza, come si dice, profonda e di dietro è così, molto molto carina veramente. Questa esposizione è molto bella. Lei che ha fatto questo, diciamo, piano bar, dove ha messo tazze, e tante altre cose, quindi ci sta benissimo.
un'altra cosa che ho preso qui per la postazione è questa lampada. È sempre la lampada, è sempre una lampada con la testa di topolino. Non mi ricordo se gli ho messo le batterie. Aspettate, perché vanno con le batterie. Vediamo se riesco. Ce n'è una soltanto. Dove erano le batterie? Che le avevo lasciate qui. Din 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 din. Allora, non lo so se si vede, ma c'è la lucina accesa. No, forse non si vede perché è con... vedete? Si vede? Si vede una lucina. Ovviamente avendo le softbox non è che si vede tanto. Comunque, fa una luce gialla. La voglio mettere come espositore, quindi come espositore. La voglio mettere in esposizione, tipo qui nella, dove diciamo c'è la mia faccia. E volevo mettere questa lampada, anche se non l'accendo, perché mi piaceva tantissimo. E questa è costata 12 euro. Questa non l'ho presa scontata. Questa è 12 euro. Poi vi faccio vedere le ultime cose di questo sacchetto. Poi ho preso scontato questo bicchiere di Winnie the Pooh. Il fatto che era scontato perché mancava la cannuccia, ma questo poco importa. L'ho preso a 4 euro invece che 7 e c'è il disegno di Winnie the Pooh. Purtroppo i disegni non è che si vedono benissimo così nella fotocamera perché avendo le softbox e la ring light, diciamo riflessa sparaflesciata su di me non si vede bene. Comunque un bicchiere termico, quello che vedete è abbastanza cicciottello e a me serve soltanto per portarmi le bevande e quindi metterò io la mia cannuccia perché utilizzo io le cannucce quelle in ferro, no in ferro. Utilizzo le cannucce in acciaio e quindi la posso anche utilizzare. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho preso questo qui che è un fermaglio, sono i fermaglietti quelli che vedete spesso. Io li avevo comprati su AliExpress, se non mi sbaglio, e qui li ho presi 3 euro 8 pezzi. E sono molto carini perché sono tutti olografici e sono veramente molto 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 belli. Poi le ultime due cose vi faccio vedere e poi vediamo se riesco a introfilarvi altre cose. Vediamo. Un'altra cosa per quanto riguarda la postazione, questo che già avete visto nell'altro video, non mi dilungo, ne ho preso un altro, quindi sempre per la postazione. E poi ho voluto prendere questo espositore per quanto riguarda i rossetti. Volevo mettere qui tutti i rossetti e quindi l'ho preso. Questo è costato 3,50 euro e questo non mi ricordo perché l'avevo già aperto, però in caso poi vi metterò il prezzo anche nell'info box. Comunque non costano tantissimo e questo deve essere impilato sopra le altre cose che vi ho fatto vedere poco fa. E sono ottime, veramente sono ottime. Lo spazio è grandissimo. Qui potete mettere tutti i rossetti. Qui invece avete altri spazi per mettere altre cose che vi servono sulla scrivania in quel momento. Adesso cercherò di posare questo e vediamo se riesco a prendervi l'altro sacchetto. Ok, ci sono riuscita. L'altro sacchetto è questo. Vediamo se riesco a farveli vedere. Allora, ho preso queste che sono il cotone, diciamo, per togliere sbavature e altre cose. Le ho prese a 0,75 centesimi, 120 fazz. Poi ho preso questi scrunchie per quanto riguarda i capelli. Ho voluto prendere questi, diciamo, colorati con il rosso, nero e bianco e rosso. Mi piaceva tantissimo e sono dei Chicago Bulls della squadra di americana e l'ho prese a 4 euro. Ah no, qua c'è scritto anche 4 euro. Poi ho preso un salvacavo a forma di unicorno. A me piacciono tantissimo queste cose e specialmente che a forma di unicorno mi piace ancora di più.
perché spesso capita che mentre sono col cellulare mi giro nel letto e cerco di staccare il filo, invece così rimane, diciamo, attaccato. Quindi ho preso questo, poi vado avanti, non, diciamo, soffermandomi a ogni cosa perché è inutile. Poi ho preso questo borsello piccolino con topolino, con la cerniera per inserire le cose, ed è fatto così, ed è molto capiente per mettere le tessere, anche qui li potete mettere dove volete. A me serviva perché spesso capita che quando vado da qualche parte, visto che ormai abbiamo tutto bancomat, eccetera, mi serviva proprio per portarmelo in giro e mettere anche la patente, anche se non la uso. Questo è costato 5 euro. Comunque da Primark trovate cose stupende. Poi, sempre per quanto riguarda Topolino e sempre per quanto riguarda Stefania Bevi che ti passa, ho preso questa bottiglia. Queste cose che vi sto facendo vedere erano tutte scontate alla metà prezzo. E ho preso questa bottiglia di Mickey Mouse, sempre di Minnie, molto molto carina, cioè tutta bella, veramente tutta bella. Il prezzo originale era 8 euro. Mi piace perché ha il tappo rose gold ed è molto carina. E questa poi, specialmente in estate, mettete l'acqua fredda, vi rimane fredda. Tranquilli al 100% perché la bevo io. Poi ho preso questa borsa di Topolino, di Paperino, perché vi farò vedere il motivo, ovviamente perché l'ho presa. Mi piace tantissimo perché è trapuntata, molto molto carina, proprio trapuntata come si vede. È molto capiente, vedete? È molto molto capiente. E poi ha la bretellina qui, la bretella, come si dice? La tracolla è di stoffa, abbastanza resistente, e poi c'ha un piccolo portamonete, sempre con i disegni di Paperino, ed è molto carina, cioè mi è piaciuta tantissimo, infatti l'ho voluta prendere subito, perché ho preso queste. Quindi non potevo che non fare l'abbinamento con le scarpe. Allora, ho preso queste scarpe sempre per il solito motivo delle sneakers che vi ho detto poco fa. Io dipende come mi vesto, mi piace indossare, la maggior parte delle volte indosso sneakers, e quindi volevo delle sneakers un po' più particolari. E queste sono veramente particolari. Hanno il disegno di Paperino con tutte le scritte ed è molto molto bella perché c'ha questo top tipo vellutato dietro. E sono, devo dire, sono molto carine come scarpe. La suola è così, invece nell'altro era diversa ed ha il plateau un pochettino più alto del solito, però devo dire che mi sono piaciute e quindi le ho volute prendere. Così ho fatto anche l'abbinamento con la borsa. Devo dire che sono molto molto carine, molto carine, molto. Poi ho preso le mollette per i capelli perché mi servono sempre, specialmente ho rifatto la permanente, quindi se li vedete un po', nel senso li devo smuovere un pochettino, però dovevo fare il video, quindi mi sto smuovendo. Oggi è la festa della mamma comunque, quindi non so quando vedrete poi il video. Quindi auguri a tutte le mamme, anche alle mamme, non solo mamme di bambini, ma anche a mamme di pelosetti, perché non tutti abbiamo la fortuna o anche la scelta, diciamo così, di essere mamma di bambini. Quindi anche mamme di pelosetti, auguri anche a voi. Quindi ho preso le mollettine a 1,50 euro, sono 8 mollettine. E poi, dov'è? Ah, ho preso un'altra bottiglia, sempre per quanto riguarda il bere. Questa invece me la posso portare benissimo dietro perché ha una cosa che mi piace tantissimo, che è la cannuccia. La cannuccia, io bevo soltanto dalla cannuccia. Non riesco a bere perché anche se mi porto l'altra che è in
diciamo, trattiene di più la parte fredda dell'acqua. Questa io la preferisco perché avendo la cannuccia mi trovo meglio. Questa è costata 3 euro, quindi questa ottima veramente. Poi ha questa parte ergonomica perché la potete tenere tranquillamente. È buona come bevanda. È buona come bottiglietta. Poi un'altra cosa che ho preso sono queste stanghette per sistemare il reggiseno quando si ha una magliettina un po' più scollata. Ve lo faccio vedere proprio il disegno effettivo. Mi servivano perché dipende che magliettine indosso, specialmente quelle tipo a stile americane. Preferisco avere la schiena senza niente. E quindi le ho prese, sono di tre colorazioni, una trasparente, una beige e una nera, ottime, al prezzo di 2,50 euro. E poi, come avevo detto poco fa, per quanto riguarda il bicchiere, ho preso le cannucce, queste qui in acciaio. Vediamo se dice qualcosa, cannucce riutilizzabili in acciaio inossidabile. E sono 4 cannucce più il suo spazzolino. Sono ottime, veramente sono ottime. Già hanno la forma, diciamo, curvata. Questa è la forma e devo dire che è ottima. E poi hanno, se riesco a farlo uscire, vabbè, sono incastrate. Hanno lo spazzolino, non so se si vede qui lo spazzolino. Così li potete pulire e vi viene anche comodo. Questi sono ottimi perché li potete riutilizzare e sono anche igienici, quindi non buttate niente. Poi, sempre per quanto riguarda i miei... Aspettate. Sempre per quanto riguarda i miei ragazzi, ho preso la tazza a Carmelo. Carmelo è patito di PlayStation, Xbox, quello che è. L'ho presa a 5 euro, quindi l'ho presa scontata. E vi faccio vedere com'è la tazza. A lui è piaciuta tantissimo, non la vuole ovviamente utilizzare, la terrà come esposizione, diciamo, nella sua stanza. Ed è proprio tipo della PlayStation con il joystick qua. Poi è ceramica questa all'interno, però lui ha paura che poi si rovina, diciamo, la parte di fuori, e quindi la vuole tenere come esposizione. Infatti, quando gli troverò il suo personaggio preferito, glielo comprerò anche a lui, perché ormai la scommessa era quella e quindi sarà fatto. Poi si vede qualcosa? Sì. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere le ultime 3 cose. Ho preso delle maglie. Allora, questa è una maglia, ovviamente una t-shirt per uscire, e ho preso con la faccia di Topolino ed è fatta così, molto molto bella. Io ho preso una L. Perché ho preso una L? Perché non voglio magliettine aderenti, non mi interessa, diciamo, indossarle proprio aderenti aderenti. Preferisco anche in giorni un po' più particolari avere la magliettina bella, diciamo, non aderente, diciamo così, ok, non aderente. E ho preso questa, il tessuto mi piace tantissimo, veramente molto molto bella come tessuto, e il prezzo è di 6 euro. Questa l'ho presa 6 euro ed ho preso una L. Poi queste invece sono magliettine che indosserò con i pantaloni della tuta che vi ho fatto vedere sempre un po' di tempo fa, che mi serve tipo come pigiama. Mi interessava questa cosa. Infatti sono delle magliette tipo vestaglie che sono abbastanza lunghe, così anche se metto i pantaloncini diciamo, non si nota la forma del fondoschiena, che ci tengo tantissimo. E sono una con Winnie the Pooh di questo beige. Ed è molto molto bella con Winnie the Pooh ed è fatta così, Winnie the Pooh, Tigro e tutti i personaggi, abbastanza lunga ed è costata 7 euro. Vi faccio vedere proprio com'è nel disegno, così capite, diciamo, la lunghezza della maglietta. E di questo ho preso una L. E poi l'ultima che vi faccio vedere è quella con Bambi. Sempre la L e sempre il modello lungo, che sarebbe tipo camicia da notte.
ed è molto molto bella. Il cotone mi piace tantissimo e io questi, come vi ho detto, li utilizzo con i pantaloncini. L'anno scorso ho preso un sacco di pantaloncini per quanto riguarda H&M, quindi li utilizzo tantissimo, sempre 7 euro, e vi faccio vedere il disegno proprio come viene, ed è questo. Quindi questa è la prima tranche, facciamo così perché le altre cose ve le metto in un altro video. Questa è la prima tranche per quanto riguarda acquisti fatti da Primark. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere un bel po' di cosucce. Credo che sia venuto un pochettino lungo, però Primark questo ci offre. Sono delle cose molto molto particolari e soprattutto vi lascio al prossimo video, perché se siete amante di Stitch non potete non vedere il mio prossimo video che riguarda Primark. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi auguro ancora, anche in ritardo, auguri per la festa della mamma. Io vi saluto di nuovamente, vi mando un grosso bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!